Ora, il Libra Maldi applica il primo principio alle trasformazioni isoterme, che si ottengono quando il gas si trova dentro un termostato che ne mantiene costante la temperatura. Infatti Amaldi dice: manteniamo costante la temperatura del gas immergendo il cilindro con il gas dentro in una vasca che contiene un liquido alla temperatura voluta, quindi il termostato è questo esterno. Se la vasca è abbastanza grande, il liquido praticamente non cambia temperatura, anche se scambia calore con il gas. Perché questo? Perché la cisterna è molto grande e ha una capacità termica virtualmente infinita. Quindi anche se cede o assorbe calore, la sua temperatura rimane praticamente invariata. Cambiamo lentamente il volume del gas modificando la quantità di sabbia che si trova sul pistone, cioè togliamo un granello per volta. La temperatura non cambia, vediamo il termometro segnare sempre lo stesso valore, ma cambia la pressione. Quando noi togliamo i granelli, il pistone si solleva perché stiamo impercettibilmente diminuendo la pressione esterna. Allora il gas riesce ad alzare lentissimamente il pistone, però l'agitazione termica delle sue particelle non cambia perché la temperatura è la stessa. Diminuisce però di pressione, infatti vediamo il manometro segnare di meno nello stato finale. Questa è l'isoterma in espansione nel piano PV, un arco di iperbole. A questo punto applichiamo il primo principio della termodinamica, delta U uguale Q meno il lavoro. Ma delta U è zero perché non cambia la temperatura, infatti l'energia interna di un gas perfetto è i gradi di libertà diviso 2 le moli R e T. Siccome T non cambia neanche l'energia interna del gas perfetto, quindi delta U è zero e allora calore e lavoro sono uguali. Vuol dire che il gas assorbe calore e lo usa tutto per compiere lavoro. Perciò in un isoterma il gas perfetto assorbe calore e lo usa per compiere lavoro. È quello che succede qua. Vediamo che il gas assorbe calore dal termostato anche se non c'è un fornello. Comunque nel momento in cui, durante il processo di sollevamento del pistone, impercettibili quantità di calore infinitesimali entrano e passano dall'ambiente esterno, cioè il termostato, al gas. Però il gas non è in grado di conservare per sé questa energia che entra in forma di calore, cioè non la dà alle sue particelle. A chi dà invece questo calore lo usa tutto per compiere lavoro verso l'esterno. La situazione del bilancio energetico è questa: il gas per esempio assorbe 10 joule di calore dal termostato, ma non mette questi 10 joule a disposizione delle particelle, nemmeno un joule. Tutti e 10 joule invece li spende in lavoro, come una persona che prende 10 euro, riceve 10 euro dall'esterno, però li spende tutti, senza metterli nei risparmi. Il libro ci ricorda anche come calcolare il lavoro in un'espansione isoterma. Bisogna moltiplicare le moli R, la temperatura, sempre in Kelvin, per il logaritmo del volume finale diviso il volume iniziale. E questo lavoro, naturalmente, come sappiamo, è l'area racchiusa sotto questo tratto di iperbole. Il libro propone anche un esempio numerico: una certa quantità di gas perfetto viene fatto espandere a temperatura costante da questo volume a quest'altro. Si vuole il lavoro compiuto dal gas, basta applicare questa formula, quindi le moli, guardate questo valore qui, la costante dei gas perfetti, la temperatura in Kelvin che rimane costante, il logaritmo del rapporto dei volumi. Sono 673 joule, ma è anche il calore che il gas ha ricevuto, quindi il gas riceve 673 joule di calore e li sfrutta tutti per compiere lavoro.